aprire uno studio dentistico, diciamo, nel terzo millennio è abbastanza difficile, richiede coraggio. Il dentista oramai del terzo millennio è un imprenditore, si assume su di sé il rischio di impresa. Non è più come nella Golden Age, nell'epoca d'oro dell'odontoiatria, della quale ho parlato nel video precedente che ti invito a vedere, dove i guadagni erano altissimi, le tasse erano ridotte, si era insomma negli anni del boom economico. Quindi c'è da sfatare il mito del dentista ricco, il mito anche del dentista evasore. La parcellazione delle cure nell'epoca d'oro era praticamente inutile al paziente perché non era possibile detrarsi i trattamenti sanitari, ma già dagli anni 80-90 le cose nel mercato odontoiatrico iniziarono a cambiare. Perché? Perché le spese dei trattamenti sanitari diventarono detraibili, ci fu il superamento della soglia fissata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di esercenti la professione, cioè si superò quella soglia che disse all'Organizzazione Mondiale della Sanità di un dentista ogni 2.000 abitanti. Se andiamo a vedere dove vivo io, ce ne sono più, c'è cioè più di un dentista ogni 2.000 abitanti. In più anche c'è stata la rivoluzione tecnologica superiore a tutte le altre branche mediche in ambito odontoiatrico, con raggiungimento della maturità della professione che si è espressa nel suo massimo splendore negli anni 90, con il miglioramento della qualità dei prodotti, perché chiaramente col paziente si va anche a discutere sul materiale d'otturazione che deve essere dello stesso colore del dente. Si va a discutere ovviamente sui trattamenti senza dolore e sofferenza, la cosiddetta società analgesica, come appunto dice Han. Si va anche a discutere sul paziente da estrarre denti, se estrarre o meno, diciamo, denti fortemente compromessi, perché magari ci sono quei pazienti con possibilità economiche che vogliono salvare fino all'ultimo pezzetto di radice. C'è più attenzione ovviamente anche al controllo delle infezioni crociate in studio, c'è maggiore sicurezza in studio e c'è maggiore imposizione fiscale, quindi il dentista evasore magari ci sarà sempre, ma è di meno rispetto al passato, quindi anche questo è un mito da sfatare. Ed anche secondo me è importantissimo fatturare, perché ovviamente con i soldi fatturati si può fare tutto, con i soldi a nero, come sappiamo tutti quanti noi, non si può far nulla. Quindi ci ritroviamo in un mercato maturo e saturo, associato ad una crisi mondiale che si è andata a ripercuotere nel nostro settore, causando appunto la crisi del dentista. Bene ragazzi, io con questo video è terminato. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, attiva la campanellina delle notifiche, lascia un mi piace, condividi questo video con altri utenti in modo da far crescere sempre di più questa community. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!